E in questa occasione parleremo di Museo del Mare, di bronzi di Riace. Sono molto contento perché stasera, oltre fra i tanti ospiti, c'è anche il direttore del museo, il dottore Malacrino, e forse la prima volta che il direttore del museo dove sono allocati i bronzi di Riace viene in un'occasione ufficiale nel nostro paese. Sì, siamo a 50 anni dalla scoperta, dal recupero dei bronzi, quindi c'è grandissimo fermento e noi in realtà come Ministero per i beni e le attività culturali svolgiamo attività di tutela su tutti i fondali della costa regina e vibonese come soprintendenza proprio di Reggio e di Vibo, e tra le nostre attività c'è stata anche quella a partire dal 2020 di effettuare tutta una serie di prospezioni subacquee che hanno interessato anche fondali antistanti Riace. I 50 anni dei bronzi sono una grande occasione per promuovere il nostro patrimonio culturale, che è un patrimonio culturale ricchissimo a 360 gradi, che fa dall'archeologia al paesaggio. Qui abbiamo una costa straordinaria, alle identità enogastronomiche, alle tradizioni artigianali, alle minoranze linguistiche. La Calabria è veramente eccezionale, è ricchissima in questo senso. Oggi è una giornata particolarmente importante per la Fondazione perché partecipa, collabora alla realizzazione di questa giornata di ricordo del 50° anniversario del ritrovamento dei bronzi di Riace, e lo fa nel ricordo di un grande uomo, un grande archeologo, Sebastiano Tusa, che tanto ha fatto nel campo dell'archeologia subacquea, ha realmente dato un'impronta importante con i ritrovamenti importanti che ha fatto in Sicilia, ma anche con le collaborazioni nazionali e internazionali. Queste statue straordinarie del V secolo a.C. che tornavano a fare bella mostra di sé. Ebbene, proprio quell'evento decise la sorte della rivista Archeologia Viva, ovvero fu fondata perché comprese che c'era un pubblico di appassionati verso l'archeologia che voleva saperne di più. Ecco, la rivista fa questo proprio dall'82, quindi è una coincidenza straordinaria, e sono qui anche per ricordare l'amico e collaboratore di Archeologia Viva, soprintendente del mare, accademico, politico Sebastiano Tusa, a cui è dedicato proprio l'incontro di quest'oggi.